telefoni. Baby Emily Sandé su Radio Manamana, o News on Music, 12 minuti dopo le 18, Alessandro, Stefano e Rodrigo, eccoci qua e diamo il benvenuto a Marco Collini. Ciao Marco! Benvenuto. Ciao Marco! Ah, ti piace quando dico giovane cantautore romano? Mi piace tantissimo. Diciamo giovane. No, beh, quanti anni hai Marco? Sei, sì, giovane. 36. Ah, sì, vabbè, allora. Sei un giovanissimo 36 anni. Un giovanile cantautore. No, perché mi sei dato del vecchio che a me, Stefano, un giovanissimo 36 anni, portati bene la grande. Ero sicuro solo io che li ho fatti 39, stavo dicendo 90. Vabbè, ma tu sei una ragazza, Stefano, scusami, 39 anni. Vabbè, sì, vabbè, tu hai 39 anni ma ne dimostri 25. Grazie, cioè, adesso non è che ti devo dare una pennellata, però è normale. Okay. E poi un bacio anche a Daniele che ti accompagnerà alla chitarra. Sposta il microfono, potenti, vero? Ecco. Buonasera a tutti. Ciao Daniele, piacere di conoscere. Lui è la classica voce del chitarrista, vero? Sì, è vero. Proprio la classica voce del chitarrista. Da quant'è che conosce, hai avuto la disgrazia di conoscere Marco Collini? In realtà qualche anno in circostanze un po' particolari. Esattamente. Beh, notti un po'. Oh. Esattamente, quindi mi ha raccattato rock and roll, rock and roll, giustamente. No? Allora Marco, riprendi il microfono, scusate, ve lo dovete dividere, ragazzi, il microfono. Oh, allora Marco, ci sei venuto a trovare l'anno scorso quando è uscito l'album Distante. Esatto. E questa sera torni perché da Distante è nato anche il videoclip. Il videoclip, sì, il videoclip è... Praticamente l'autore del videoclip si chiama Giovanni Formosa. Sì. Ed è, diciamo, il mio ex, tra l'altro, principale, perché lui è il padrone di uno studio di registrazioni dove fanno anche videoclip. Ok. E quindi è nato tutto lì, dove è nato anche la produzione di Distante, quindi... Quindi sei tornato a casa. Sono tornato a casa, in tutti sì. i sensi, perché tu, io sono andata a leggere la tua bio, hai un inizio dance house. Cioè, sì. tu mi sorprendi, che cosa è successo? Cioè, perché un inizio dance house e poi sei passato comunque al cantautorato? Perché non sapeva come fare la fame. Quindi ne sta provando un po' tutte. No, dai, cosa è accaduto? Guarda, perché io inizialmente ero un musicista, tastierista, okay. con le salette. Quindi il tastierista lavora molto sui suoni elettronici e quello è il mio mondo iniziale, che poi comunque ho conservato perché nei brani che scrivo adesso praticamente contengono molto suoni elettronici. Quindi le tue origini. Riprendo un po' le mie origini. Le tue origini. Senti, se a te non dispiace, ci ascoltiamo appunto Distante, il singolo che prende poi il nome dall'album. Perfetto. E poi parliamo meglio del videoclip. Va benissimo. Ok, allora ci ascoltiamo Distante, canta Marco Collini. Se avete dei messaggi, dei saluti da fare, i gruppi, 9229-505, questa è qua la Manà. Adesso arrivano migliaia di messaggi dei gruppi. Eccolo Marco Collini con il singolo che dà il nome all'album Distante. Allora Marco, intanto complimenti, e questo pezzo grazie. Noi già lo conoscevamo. Grazie. Però appunto è giusto ricordare che di tutto il lavoro che tu fai sei il protagonista. Esatto, praticamente mi la canti e te la suoni. La canto e me la suono, come si dice a Roma. Ma non vorrei interrompervi, però forse questo è un aneddoto che forse io abbiamo già spulciato qualche tempo fa. Tanti anni fa io conobbi Marco in una piazza di Roma, no? E mi regalò un CD fatto da lui con i suoi pezzi, e la cosa che mi aveva scioccato e colpito era il fatto che lui si era praticamente fatto tutto da solo, cioè tutto l'arrangiamento, quindi la batteria, il basso, le chitarre, tutto quello che poteva essere, che serviva per comporre questo pezzo, si era fatto tutto da solo. Esatto. No, perché praticamente cerchi il chitarrista, quello ha da fare, quello costa troppo, eh? Alla fine mio padre mi ha insegnato, ti rimbocchi le maniche e fai da solo. Hai fatto di necessità virtù, Marco, e questo ti fa onore, perché comunque grazie. Ora non la vorrei buttare sul banale o fare frasi fatte, però mai come in questo momento culturale c'è bisogno di ragazzi intraprendenti come te, che credono in un sogno e non si fanno... fermare da nulla, neanche dalle difficoltà, certo. appunto di non trovare il chitarrista, l'arrangiatore, dici questo è il mio sogno e metto tutto quello che ho per realizzarlo, e questo ti fa onore. Grazie. Come grazie. Mangi?
In effetti la musica, insomma, oggi è difficile mangiare in musica. Vero? Anche in altri campi, non ti preoccupare. Sussidio. Sì. Allora, io ho letto che hai dichiarato in un'intervista: avrei potuto seguire la strada dei reality, ma amo la musica. In che senso? Che volevi dire? Ma guarda, io l'ho scritto così, anche perché io forse mi ritengo un cantatore di vecchio stampo, sì. Quindi ecco, come abbiamo detto già adesso, sono musicista, conosco anche la parte dietro, quindi dell'editing e tutto quanto. La parte dei reality adesso la vedo un po', tra virgolette, finto. Sono prodotti, quindi tanti che escono dai reality non sono cantatori, sono interpreti. Sì. Quindi quando tu ascolti un brano, secondo me ti accorgi subito quando è un interprete o è un cantatore, perché l'impatto è diverso, il sentimento è diverso. Ti accorgi anche quando sono raccomandati, però. Esatto. Soprattutto a quanto pare. Beh, in realtà manca poi sempre un pezzo, però no? A quelli tutti, che escono. No, non tutti, perché, però. Per esempio, quello dell'anno scorso, Davide Merlin, che era un ragazzo che faceva lo scalda. Adesso io. Lo scalda vivante, cosa faceva? No, farò un scivolo sull'italiano. Adesso non so come si chiama, scaldabagnista. Scaldabagnista. Sì, va bene, caldaista. Caldaista. Si dice caldaista o idraulico, anche in modo più semplice è quello che si chiama idraulico. Adesso è stato scelto per interpretare il ruolo di Romeo nell'ultimo musical di Zard, insomma, con una produzione mondiale. E questa cosa fa anche onore alle giovani promesse italiane. Sì. Ma continuando a parlare di te, c'è un altro pezzo che ci vogliamo ascoltare, che fa sempre parte dell'album Distante, che si chiama Favole. Favole, che è il primo videoclip che ho fatto. Che tu hai fatto. Allora, ci ascoltiamo Favole e poi ci fai una roba live con Daniele alla chitarra. Anche perché Daniele sta dicendo: ma che cacchio sono venuto a fare qua? Giustamente. Sto guardando la chitarra con un pirla. Lo so io. A tutti i gruppi, possiamo dare ai gruppi 334-922-9505. Potete scrivere quello che volete su Marco Gollini anche. C'è la fidanzata qui, ragazze, però state attenti. Vabbè, dai, sono favole, sono solo favole. Marco Gollini. Favole, Marco Gollini su Radio Manamanao, News on Music, 26 minuti dopo le 18. Alessandro, Stefano e Rodrigo saremo in compagnia, staremo insieme fino alle 20, però con Marco, insomma, ora ci siamo detti, facciamo qualcosa live. Certo. Prima di fare qualcosa live, volevo ricordare alle persone che ci stanno ascoltando, ma anche far emergere comunque qualcosa in più di te, che tu quest'estate sei stato preso col Cantagiro, cioè hai fatto tutte le tappe e ne hai vinte anche qualcuna. Sì, è nata praticamente per caso tutto all'ultimo, perché mi hanno detto: perché non fa il Cantagiro, che comunque è un concorso che dura da anni. E ho partecipato, ho fatto le selezioni, la prima tappa ad Amelia. Sì. E alla fine ho vinto. Hai vinto. Ho vinto la categoria cantautori e adesso faranno la finale regionale. E quando sarà? Ancora non lo sapete. Va bene, intanto incrociamo le dita e in bocca al lupo per questa ultima tappa. E poi diciamo anche che c'è un fan club, la pagina tua di Facebook, piena di donne, no, non solo, anche maschi, ci siamo anche noi, c'è anche Alessandro e Rodrigo, ecco. So che le volevi salutare tutte le persone che ti seguivano. Sì, saluto tutte le persone, insomma, che credono nel progetto e comunque spero che comunque facciano un po' di pubblicità al fans club, cresca un po' di più, che possa crescere sempre di più, sì, perché te lo più siamo è meglio è. Allora, più siamo e meglio è, ora parte, facciamo anche sentire la parte più romantica di Marco, perché il pezzo che farete live si chiama La chiave dei perché, che è dedicato alla tua fidanzata Ilaria. Esatto, canzone che si parla d'amore. Cosa sono le chiavi del perché? La chiave, diciamo, è la risposta ai tuoi perché, alla tua donna ideale. Cioè, quando trovi la donna giusta, ti si spalancano le porte anche della tua anima. Capisci tante cose che magari. Questa me la segni, che non mi verrà mai più così. Sono. Piacere, ok. Comunque, sono le risposte che ti arrivano quando tu conosci una persona, che ti apre quelle porte che, ti ripeto, che tu non puoi conoscere se mai si presenta l'occasione. C'è lei ad aprirle. Mamma mia, ragazzi, ma che roba! Allora, live dagli studi di Radio Manamanao, News on Music, Marco Gollini e Daniele alla chitarra con La chiave dei perché. E vai. Un attimo di attenzione, perché è tutto tu, molto easy. Vai, prendetevi tutto il tempo che vi serve. Alle 8 finiamo. Così. Dai, Rodrigo, che il momento è catartico.
Allora, ci siamo? Ci siamo. By Kick. Oh. E poi grande Marco, sei il più bravo, ti vogliamo bene, Leonardo e Gianmarco. Tra i messaggi che arrivano ce n'è uno che dice: dai, vogliamo a Praga, ti risulta? O è qualcuno che ci scrive dall'enoteca? Ci scrivono dall'enoteca, allora non ti preoccupare. Forse il mio tuo analista. Sì, probabilmente sì. Il mio portinaio, non certo. Vorrei giurarci. Vola a Praga il tuo portinaio? Sì, sì, ha delle robe che fa a Praga. Sì, prosciutto, fa prosciutto. Marco, Daniele, tu sei stato bravissimo. Marco, complimenti. Grazie, comunque, grazie. Cantato, un po' arrangiato così. Tipo cavolo, spiaggia, dai. Tipo spiaggia, sei stato bravissimo. La canzone ha un testo meraviglioso. Noi ti auguriamo tutta la fortuna che meriti e speriamo di averti la prossima volta qui ospite, cioè proprio col botto. Speriamo, lo spero anch'io. E incrociamo le dita, grazie Marco. Posso salutare al volo, scusa, e la band, saluto la band. La band. Quindi salutiamo il batterista Guido Cascone, l'altro chitarrista Trillo Marco Di Vizia e il bassista Marco Damiani. E continuo a salutare l'altro chitarrista che è Jerry. Che è Jerry, che è Daniele in realtà. Sì. No, sì, ti chiamo Jerry. Esatto, posso salutarmi da solo. Ragazzi. Perché scusa da Daniele a Jerry? Dobbiamo, Tempi del liceo. Roba di Tom. Un vecchio bassista, esatto. Ah, ok, un vecchio. Vabbè, ragazzi, allora noi siamo stati felici di avervi ospite e alla prossima tappa del Cantagiro, quindi la finale. Ok, grazie. Ciao Marco. Ciao, grazie. Ciao.
Dai, sono rimasto in sacco. Non sta a nessuno. Il quadro è perfetto.